Questo evento è offerto da Nolotecnica, Will Scuola, Centro Commerciale 20, Jolie Nails and Beauty, Target, Parco Giardino Sigurtà. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Bizzetta News 24 con Alessia Respinighi dall'agenzia viaggi in Girula di Carmagnola. Ciao Ale, bentrovata. Buongiorno a tutti. Allora, chi ci ha seguito nelle ultime... Buongiorno. Chi ci ha seguito nelle ultime settimane sa che il primo giorno abbiamo fatto Memphis, quindi siamo partiti dal centro degli Stati Uniti, siamo diretti verso il sud, lungo le sponde del Mississippi. Seconda puntata l'abbiamo fatta proprio dedicata al Mississippi, quindi a questo spostamento attraverso gli Stati Uniti. Oggi arriviamo in uno stato che forse è il più noto di tutti, se vogliamo, che è quello della Louisiana, sud degli Stati Uniti puro, un mondo diverso dagli Stati Uniti immaginifici che abbiamo in continuazione. Quindi non è East Coast, non è West Coast, ma è South Coast, sì, più sud di quello non c'è, perché finisce il Mississippi, c'è il Golfo del Messico, vezzetta, finiscono gli States, a parte la Florida, però quella parte inizia un altro mondo lì. Esatto, poi inizia altro, però quella parte finisce col delta del Mississippi, nient'altro che il delta del Mississippi, Alan. È come se si vede questo delta, perché certo, come sempre negli Stati è tutto più big, è tutto più grande, in bene e in male, boh, è così. È affacciata sul Golfo del Messico anche la Louisiana, vero? È il Golfo del Messico ancora. Sì, Golfo del Messico, sì, infatti sfocia, cioè, c'è una parte che è quello del Mississippi che appunto finisce nel Golfo del Messico, e infatti Nola, New Orleans, Louisiana, come chiamano gli abitanti, quindi la loro capital city, che in realtà non lo è, però il punto più importante è proprio su questo delta, ed è proprio sul mare. Se vai a allargare poi su Google Maps e si vede, eccola qua, è la Louisiana. Esatto. E noi l'abbiamo percorsa tutta, in realtà, perché se tu guardi la parte nord, che è, diciamo così, orizzontale, lì era Natchez, e al confine con Mississippi, e già mi sei ancora Mississippi State, e da lì abbiamo fatto fino a New Orleans, o New Orleans, che è proprio la traccia una linea in verticale e arrivi nel punto di Nola. Quello a sinistra della Louisiana, molto grosso, dovrebbe essere il Texas, perché lì c'è Houston, credo. Bravissimo. Quello a sinistra. Sì, diciamo quello a ovest della Louisiana. Esatto. Poi a est, bravissimo, chiaramente hai la East Coast con la Florida, che si vede molto bene. La Florida. Bene. Perfetto. Esatto. Ok, così sappiamo dove siamo. No, ma è giusto, ma guarda che cosa, anch'io lo metto sempre su Google Maps prima e lo allargo, perché certi casi non li conosciamo neanche noi, ma è vero, poi non sappiamo bene dove siano. Esatto, bravo, o magari conosciamo i tratti più importanti, però poi alla fine cosa c'è da vedere, a parte lo scopri vivendolo, però ovviamente si informi anche prima. Pensa che la Louisiana è attraversata da più di 1000 chilometri dal Mississippi, tenuto conto che ne ha 4000 di lunghezza il Mississippi, 4000, 1000 li ha la Louisiana, quindi per darti un'idea di quanto il Mississippi sia il fil rouge ancora più dominante qua, tant'è che poi finisce, e pensa che praticamente da Baton Rouge, ancora un po', che è la capital city vera, fino a Nola, è quasi tutto Mississippi e Delta, quindi è questa autostrada che è sulla palude, ma eterna, paludi fino a Nola, e poi capisci perché ogni tanto gli uragani lì fanno danni, perché capita se l'acqua c'è. Aspetta, perché siamo anche un portale di servizio. Ci scrive Mirko Caputo, che saluto. Ciao a tutti, scusate, ho messo l'applicazione che mi si accende automaticamente quando c'è una diretta e non so quale sia l'argomento. Mi aggiornate? Così mentre guido vi ascolto. Allora Mirko, oggi parliamo della Louisiana, stato al sud degli Stati Uniti, che segue il Mississippi, dove il Mississippi sfocia nel Golfo del Messico. Ok Ale, vai, così facciamo, tranquilli, noi siamo qua a disposizione, vai Ale pure, andiamo avanti. Siamo a disposizione, quindi da Natchez, che era l'ultimo step che abbiamo affrontato la scorsa volta, confine Mississippi, Louisiana, siamo entrati infatti in Louisiana, che prende il nome da Luigi XIV, il Re Sole, quindi è già un omaggio
già da lì, ma perché? Perché la Louisiana è Francia, la Louisiana la scoprono, la colonizzano, la vivono i francesi. Pensa che è Napoleone nel 1803 che la vende agli Stati Uniti, sempre lui, sempre l'omino, non tanto alto che wow, è ovunque, la vende il famoso Louisiana Purchase, e solo nel 1812 diventa a tutti gli effetti uno stato degli Stati Uniti d'America, e prima è Francia, eccolo qua Marco Pugliese, ciao, Francia che ha bisogno di coloni, perché questa è una parte insalubre, delta del Mississippi, 1000 chilometri, un fiume immenso, loro non sanno come gestirlo e capiscono il potenziale, anche pensa appunto alla famosa città sull'acqua, quanto è stato importante da sempre, e quindi dal 1700, pensa, loro arrivano nel 1600-1650, 1718 nasce NOLA, New Orleans, Louisiana, come la chiamano sempre loro, quindi chiamavano la NOLA anche a noi che è più easy, e iniziano a importare chi? Merce umana, uomini che per lo più morivano anche nella traversata, perché noi siamo sempre, non c'era come diciamo anche l'altra volta le compagnie di crociera e che ti davano il buffet mentre traversavi, quindi era veramente un mondo complicato, loro arrivavano e trovavano un mondo altrettanto complicato, ostile dal punto di vista umano, perché il colore era diverso, e ostile anche dal punto di vista climatico, perché era un luogo insalubre, infatti questi sfornavano figli in continuazione perché gli morivano uno dietro l'altro, lo so che è un argomento un po' particolare, però era così, e poi non avevano niente, cioè vediamoci anche, veramente bisogna sempre guardare la storia con gli occhi di chi l'ha vissuta, che è difficilissimo per noi, no? Però andandoci ho visto veramente la difficoltà di costruire un mondo nuovo, perché era un luogo molto particolare. Quando dici ambiente insalubre, perché è molto umido, molto caldo, molto umido. Assolutamente. Pensa solo agli uragani che gli arrivano sistematicamente every year tra settembre e ottobre, che arrivano e come se arrivano Beni Catrina. Poi noi eravamo lì, allora noi non siamo anche lì, no? Quando noi eravamo lì ed eravamo già inizio novembre, avevamo comunque una tempesta tropicale che girava intorno, perché al mattino quando sei lì il telegiornale ti dice ehi, c'è una tempesta tropicale, ma non preoccupatevi, e noi infatti vabbè, non ci preoccupiamo, però scegliamo sempre, cioè. Il Messico, la Riviera Maya eccetera, dove per quelli che abitano lì il forecast, le previsioni del tempo, non esiste la previsione del tempo come da noi, no? Cioè nuvolosa, cioè, lì la previsione del tempo è sostanzialmente manichea, è o uragano o non uragano, cioè non è che ci sono sfumature, quelle due sono le previsioni del tempo. Esatto, hai centrato il discorso, hanno due previsioni, con o senza uragano. Sì, certo, poi fine poi, non è che c'è molto da discutere. E poi l'uragano ha mille sfumature, infatti tu parli di tempesta tropicale, ci è andata bene, perché l'uragano di per sé è più tragico, la tempesta tropicale, infatti abbiamo preso un filo di pioggia, mi ricordo, un filo proprio, Baton Rouge e Northway Plantation, ma anche lì la pioggia anche lì è una pioggia che come in Messico, no? Non dice, ma questo è vero, ma questo piove. E quindi è vero, te ne accorgi. Quindi loro hanno già da lì, capisci che. E poi costruire, pensate, infatti, dove costruivano? Non sulla A1 o sulla Torino Savona, costruivano sull'unica autostrada che ancora oggi è importantissima, cioè il fiume, il Mississippi. E quindi erano attaccati a questo ambiente. Quando io ho dormito, è una cosa che vi consiglio, di dormire in una di queste plantation uguale piantagione di canna da zucchero e da cotone, qua hanno qualcosa come quasi 200 chilometri di piantagioni e ne hanno più di 400, per lo più visitabili e abitabili, perché sai che gli americani sono concreti, sono pragmatici. Io ho dormito nella camera del figlio del proprietario della Northway Plantation, bontà sua, ma te la danno così, cioè non è che sono, ma non è abitata ancora oggi da lui, però da noi sarebbe magari giustamente tenuta lì a museo, no? Loro ti dicono, senti, certo, la vuoi, ma non per fare la vita, vivila, loro hanno questo concetto, vivila. Ed è una cosa pazzesca, perché avevi ancora il pavimento che scricchiolava, i loro quadri, il camino, e li mettono a disposizione, quindi ci potete dormire. Io ho dormito in questa Northway Plantation. Quanto costa dormire lì, alla Northway Plantation? Ascoltami, veramente, io ho preso la suite honeymoon imperiale troneggiante, perché tanto mi costava, eccola qua, io ho dormito, ecco, è meravigliosa. A sinistra era la mia camera.
Bellissima. Capisci? Quello di sinistra con la sedia a dondolo davanti bianca, la, le due querce enormi. Il fucile e lo sputatoio. Esatto, esatto. E tu arrivi e tutto a destra c'è il cimitero dove sono sepolti i proprietari da generazioni, no? E poi a tutto a destra esci, c'è un cancelletto e c'è semplicemente il Mississippi. Bello. E capisci, scrive... veramente. Mirko, la mia conoscenza su quei luoghi sono le avventure di Huckleberry, il famoso, sì, il famoso creatore degli avventori. Beh, sì. Sì, è esattamente è vero, quello. È vero. Esattamente quello. Vabbè, per me via col vento, per me via certo. Col vento. Sì, sai, ma... Per me via col vento, perché sì, perché la mami e poi comunque è proprio l'atmosfera. Adesso... parleremo invece in tempi netflixiani di Self-Made, l'attore di Madame QJ Walker, che se non avete visto vi consiglio perché racconta tanto di quel periodo. Quindi appunto, come ti dicevo, costa veramente, perché io ho preso la suite delle suite, ma costava sui 150, 160, adesso, ma a camera notte, solo per nottamento, ma veramente provatele, dormiteci, perché respirate, poi ti portano a vedere la magione principale, la loro casa, che non era mai lussuosa, però guarda quanto era simile alle nostre in quel periodo, no? Siamo nel 1800, tra insomma, 1750 e 1900, questa plantation è del 1800-1850, ed è ancora oggi vissuta dai proprietari, e lì, tra l'altro, c'è proprio la plantationale, la plantation road, ce ne sono tre o quattro da visitare, quelle più importanti, e sono una diversa dall'altra, ma fidatevi, io solamente andandoci ho capito la bellezza di quel luogo, è un luogo che noi non ci... è affascinante perché è veramente diverso, pensate alla Oak Alley, la Oak Alley Plantation, io quella famosissima che fa molto via convento, con le famose 28 querce che guardano il Mississippi e si affacciano su questa casa. Ecco, io lì sono entrata ed è incredibile perché vedi veramente queste 28 querce enormi, pazzesche, Alan, commoventi, perché io non ho mai viste così enormi tutte insieme, così vive, che le va a piantare. Eccola, capisci? È questo qua, quello che vedi. È una meraviglia, perché poi tu entri a visitare questa casa, tutto dal lato opposto alla casa hai già il Mississippi. E queste querce, ho delle foto dove io sono minuscola, non rendono il paragone. Tutto sono enormi, altissime. Tutto a destra, adesso dalla foto, ci sono tutte le baracche, chiamavole così, degli schiavi, perché le hanno lasciate così com'erano, per farti vedere anche cosa voleva dire vivere in schiavitù. E soprattutto lì ti racconto, visitando la casa, appunto le enormi difficoltà e di chi le abitava, perché ci lasciamo le piume uno dietro l'altro a causa di tutti questi ambienti, di tutte queste insomma difficoltà, e degli schiavi che una volta liberati, sai cosa hanno fatto? Sono tornati indietro, Alan, perché non sapevano dove andare. Quindi è una storia pazzesca questa, che noi conosciamo meno. Però è la storia degli Stati Uniti, se ci pensi, perché loro sono nati in quel periodo alla fine, prendo di qua, girano di là, però vederla adesso è super affascinante, fidatevi. Io vado avanti, perché Alan secondo me è sparito, ma io vado avanti a raccontarvi. Alan, se ci sei, diccelo, se no io vado avanti. Quindi... vi dicevo, sono pazzesche perché le puoi visitare, quindi parcheggi davanti e tu entri e poi entri con la guida, pensa che ci sono le guide vestite locale, cioè vestite come in quei tempi, quindi veramente in questo modo e quindi con queste divise, e poi entri e visiti, bentornato, welcome back, grazie Ale, e puoi visitare in un'ora, un'oretta e mezza, e poi ti fai un giro anche appunto in queste case per vedere l'enorme diversità che c'era tra schiavi e non schiavi, ma anche perché, come insegna Squid Game, il concetto di uomo uguale all'altro non è recente, cioè scusami, non è antico, è forse recente, ma neanche quello, cioè lì era veramente una differenza enorme. Abissale. E quando è finito tutto, loro sono ritornati lì perché non sapevano veramente dove andare. Però la cosa incredibile è che ci sono anche delle piantagioni di creoli. Qui capisci la parola creolo, cioè il nativo francese di seconda, terza generazione, che
si mischia con gli abitanti locali e ciò che esce è una cosa di straordinario, perché hanno un colore unico innanzitutto loro, è della Carnagione, e hanno anche questa cultura mischiata pazzesca tra noi, quindi Occidente, e il nero, lo schiavo, la persona che abitava lì, il nativo locale. E infatti che anche una lingua, no? La lingua creola. Ad esempio c'è la Laura Plantation, che è vicinissima alla O'Calley, che è di un creolo, perché anche loro a un certo punto si potevano riscattare e diventare proprietari terrieri. Quindi è una storia veramente interessante. E pensa, interessante, notevole, pensa che lì vicino, tra l'altro, c'è la Vacherie, che è un posto dove dove pescano, cioè è sul Mississippi, ovviamente, pescano gli alligatori, se te la faccio breve, li pescano e ti li cucinano. Quindi ho avuto il piacere di assaggiare in un luogo, eccolo qua, la Laura Plantation, di assaggiare anche l'alligatore, che è il piatto locale. E lì è così. E com'è? Cioè, com'è? Allora, sta di tacchino, è assolutamente magro, buono. Cioè, anche perché, allora, diciamo che non è adatto anche l'aspetto visivo per i vegetariani, nel senso che tu entri e ti accolgono N teste di alligatori, quindi buongiorno, ti dicono esatto, questo è un nome di alligatori, e poi il menù è alligatori 1, 2, 3, 4, 5 in ogni salsa, quindi assaggia e comunque niente di né bene né male, però è la carne locale anche lì, cioè è così, quindi perché no? E poi siamo andati a... è così, anche perché ce n'è tantissimi a sud di Nola, infatti abbiamo fatto una giornata, eccoli qua, una giornata, ma allora, tanto loro è la loro carne, quindi è il loro pesce fondamentalmente. Allora, è il porcedu della Louisiana, cioè è uguale. Allora, come sintetizzi tu, non ce n'è. New Orleans, bravo, perché poi gli alligatori li ho mangiati, ma poi li ho visti vivere la loro sede originale, che è appena a sud di New Orleans, di Nola, perché tanto è tutto lì. Ecco, Nola è qualcosa che veramente anche lì, se non siete mai stati, non è inseribile in una città americana come le altre. Vuoi perché uno dice sì, c'è la nostra impronta, no, qua c'è proprio la Francia, cioè c'è l'Occidente, pensa che come lo intendiamo noi, insomma, di quel periodo, ed era, per dire, a Washington forse l'ho respirata un po' l'architettura così, A proposito, però qua, di confronto tra varie zone degli Stati Uniti, ci chiede Mirko in quei luoghi si sente ancora la differenza fra nordisti e sudisti, non solo nel senso culturale ma anche nel senso discriminatorio. Nordisti e sudisti chiaramente fa riferimento alla guerra civile americana, no? Ai residui di quel periodo. Allora, cioè, si avverte questa contrapposizione col nord? Allora, a livello sì, nel senso che non è più un discorso di differenze, secondo me vengono trattati uguale, seguimi, non c'è più una discriminazione, ovviamente, come la intendiamo noi, vista sui libri, però chi comanda è ancora bianco e chi esegue è ancora nero. Questo è. Okay. Poi, con tutte le eccezioni, però io quello che ho visto era quello. Quindi 9 su 10 chi esegue non è il bianco, il WASP, ma è ancora il nero. Trattato bene, perché li ho visti, insomma, cioè, li abbiamo anche vissuti bene, nel senso di senza, secondo me, grandi discriminazioni, però questo è ancora sì. E tra l'altro anche a Nola, è anche lì, il Garden District a Nola, giusto per partire subito da un quartiere diverso, che non è il quartiere francese, il French Quarter, tanto declamato e odiato, poi ti racconterò anche la mia experience, però c'è un quartiere pazzesco, Alan, che si chiama Garden District, che è una serie infinita di case coloniali abitate dai proprietari terrieri, stupende, con una serie di localini, negozi incredibili, totally white. Sono ancora abitate quelle case lì? Sì, certamente. E c'è ancora, eccole qua. Cioè, tu pensa un quartiere enorme
solo di queste case. Io ero rimasta sconvolta, non riuscivo più a fotografare, nel senso che sono veramente... Poi eravamo sotto Halloween, perché noi abbiamo avuto la geniale idea, geniale, te lo dico dopo, di vivere Halloween, cioè il giorno di Halloween eravamo, penso che siamo in tema di Halloween, direi, eravamo sì, esatto. A Nola. Quindi era questo periodo qui. E ogni casa di questo French Quarter e della Garden District era addobbata a Halloween, quindi con le ragnatele, i fantasmi, e come sono loro addobbare quella roba lì, non ce n'è, è casa loro. Meraviglia. Quella. Però sì, queste case, c'è il quartiere VIP, diciamo, di Nola, che è stupendo, dico così di andare. Tra l'altro c'è questo street car, questo St. Charles street car, che è un vecchio tram, loro sai che hanno la passione del vecchio tram, che c'è anche a San Francisco, per dartene per dire l'altro posto dove lo vedi. Certo. Qui è uguale, c'è una linea che la fa, la attraversa, e tu pensi che questo tram attraversa questa zona totalmente alberata con delle querce, quindi è pazzesca, bellissima. Bellissimo. Cosa fai lì? Tu passeggi, e ci sono dei locali, dei ristoranti, dei supermercati e dei negozi incredibili, della parte super VIP. Sono molto care quelle case lì, immagino. Molto, carissime. Carissime, anche perché anche lì, no, non è sul Mississippi, è un po' più dentro. Eccolo qua, il St. Charles Street Cava, che mi ricorda un po' il tram 28 di Lisbona, per dartene un'idea. Sì, è vero, però piano. Però mamma mia, bravo, non ha le curve che ha il 28, perché mamma mia, che roba lì quando gira. Vabbè, comunque questo è piano. E parte dal French Quarter. Noi eravamo proprio a dormire in un hotel, pensate, eravamo a dormire in un hotel ai bordi del French Quarter che guardava il Louis Armstrong Park, perché sai che Louis Armstrong è nato qui, infatti l'aeroporto è dedicato a lui, 1901. E tra l'altro appunto Louis Armstrong è rappresentante top del jazz e del blues. Tra l'altro ho scoperto che il jazz è, adesso me lo ricorderanno un po' i musicisti, però il jazz che qui si respira ovunque è un po' l'evoluzione del blues, cioè chi è che porta gli strumenti della banda musicale di paese? Gli italiani, che qua sono presenti in modo incredibile. Infatti il jazz ha questi strumenti, se ci pensi le marching band sono appunto delle bande musicali. Certo. E pensa che quando siamo arrivati lì, la prima scena che ho visto nel French Quarter era questa donna nera, enorme, che suonava da sola in mezzo alla strada questa musica ipnotica, perché è così, per loro è veramente, secondo me anche un po', come diciamo anche l'altra volta, un po' religioso tutto ciò. E sì, pensa certo. Che al sabato ci sono tanti matrimoni e ci sono gli sposi, con dietro la marching band e dietro gli invitati che quindi passano nel French Quarter, i due sposi dall'altro gli lanciano le collanine che portano bene e dietro la marching band con questi omoni neri e bianchi che suonano degli strumenti enormi. C'è una sorta di cristianesimo con venature spirituali pseudo esoteriche, insomma c'è un po' anche lì un creolo a volte. E creolo, ma sai che hanno veramente i negozi che vendono, cioè, per esempio c'è Marie Laveau, che è un po' il simbolo di questo loro, di questa loro spiritualità, e sono questi negozi che vendono tutte le pozioni magiche. Cioè, in realtà per loro non lo so, è difficile, perché magari il negozio confina con Jackson Square, che ha la St. Louis Cathedral, che è una cattedrale, tu immagini, la cattedrale francese classica che tu puoi incontrare a Parigi, piazzata lì, davanti al Mississippi. Via Barbarù non è che sia lontana dal Duomo di Torino, se proprio la vogliamo mettere così. Solo che adesso è più, cioè non esiste più quel concetto lì, però era così. Esatto, però è ancora, tant'è che, mamma mia, anche lì c'è tutto adesso, non so, io non, sinceramente ne ho visto uno, ci sono questi famosissimi cimiteri di Nola, dove si vanno a visitare queste tombe di questi personaggi esoterici, ci sono tutte queste leggende, non lo so, io... Per definizione sono più magari adesso sul termine scienziata concreta piuttosto che, però che sia un aspetto importantissimo in quella città e molto sentito, che dà poi insomma che genera tanti aspetti, è vero, cioè ci sono proprio i tour dei cimiteri, possiamo banalizzare,
dicendo che probabilmente, super banalizzazione, New Orleans è la città più magica, tra virgolette, degli Stati Uniti, un po' come si dice di Torino, Praga, Parigi. Io nelle altre città non le ho mai respirata, anzi, lo sai che hanno 8 miliardi di religioni, non si capisce bene, ogni tanto nasce una chiesa nuova. Qua, se non altro, nei due, i cristiani e... è più semplice. Quindi è più semplice, assolutamente. Sì, sì, però che sia, che abbia un'impronta decisamente più viva, certo, è l'unica. A me non ne vengono in mente altre. Le altre mi sembrano molto più... avendone troppe, nessuna. Metropolitan. Qua, sì, certo. Però, Alan, questi balconi in ferro battuto del French Quarter ti ammazzano, sono di un bello senza senso e senza tempo. Cioè, con questa vita, c'è una vita, ma una vita veramente che trasuda. Bellissimo. A parte la gente che balla in continuazione, canta, e anche qui questa bar mostrita, cioè, sfila passarci con questi locali, tutti aperti, tutti con la musica dal vivo, jazz ovunque, per strada, blues... È incredibile, cioè non è, appunto, a me ricordava più, a me fa più quello di religioso rispetto magari a una Marile che mi, non lo so, non riesco a incastrarmi in quel concetto, però che la musica sia veramente religione per loro sì, ed è come se fossero le chiese all'aperto, cioè se ci pensi è incredibile questo, no? Ragazzi, dovete andare al Caffè du Monde, come ho fatto io, che è un posticino aperto H24 sul Mississippi, quindi dietro al French, è nel French Quarter, semplicemente è in Jackson Square, dove H24 ti portano, sentimi, solo una cosa, non servono altro, perché non serve altro. Cosa ti servono H24? Caffè e alla storia e il bignet. Lo sapevo, l'ho incontrato credo in qualche film, non mi ricordo. Sì, perché il Caffè du Monde è citatissimo, è perché effettivamente me l'hanno detto in tanti, devi andare a provare, eccolo qua, il caffè. Capisci che prenderlo guardando il Mississippi con tutta la vita che c'è, lì non è male. Ecco, queste bello. Tre cose, è una porzione, capisci? Non so come ho fatto a convincere Silvio che lui ne avrebbe mangiato 10. Giusto. Silvio, chi mi sopporta, cioè mio marito. No, ne prendiamo una porzione in due, please. Sono l'evoluzione americana dei vignè che fanno molto Francia, giusto? Però mentre in Francia sono così, qua come al solito sono così. E che la vaschetta dei Nuggets, tra l'altro. Esatto, che per loro. E il caffè alla cicoria dovete assolutamente non provarlo come il caffè alla cicoria flat, plain, cioè solo caffè, perché ragazzi è invedibile, mentre il caffè au lait, che fa subito Francia, è adeguatamente edulcorato con latte ed è bevibile, quindi così si può fare, altrimenti... Però il caffè alla cicoria anche lì ha un senso simbolico economico, cioè questi volevano il caffè ma non avevano il caffè perché costava troppo e quindi caffè alla cicoria, e secondo me ha fatto bene a mantenerlo, quello è l'unica cosa che servono, tra l'altro un prezzo ridicolo sui $5 due caffè e il bignè, quindi si può fare. E poi anche le magliette che servono sempre. Domanda sciocca, e dopo Katrina tutto a posto, cioè dal punto di vista turistico si va tranquillamente. Tranquillamente, non ho visto ma neanche un pezzettino di quello che poteva essere ancora Katrina, quindi sì, certo, no assolutamente, anzi l'ho vista sopravvissuta. Io sono andata nel 2019, perché il 2020 non ho corso, è stato più 2019, appunto Halloween era Nola, quindi era il 31 ottobre 2019 come zona, e no, anzi, tra l'altro una città, anche lì non abbiamo, anche a Bourbon Street, no? Che uno dice, confermo, allora, ci sono gente che beve, certo, cioè, pure noi, non è che ci siamo tolti, pareva brutto andare a bere l'acqua gasata, però c'era tanta polizia, come sempre, sai che loro in quello sono precisi, infatti non abbiamo visto niente, neanche ad Halloween, per dire, no? Sembra tutto molto spensierato, dove l'unico problema è sia il tempo, legato appunto al concetto degli uragani, e il rapporto con le forze dell'ordine, da quello che si apprende sulle dirette social e sui telegiornali. Tutto il sud degli Stati Uniti ha quel problema lì, e le grandi città. Quindi sì, quello sì. Però dal turista, diciamo,
non ti accorgi esatto. tanto perché il poliziotto statunitense non si beh, è brutto da dire, ma non si comporta con il turista come si comporta con no. l'americano. No. No, e noi andiamo a visitare le zone turistiche, proprio motivi, sì. nel senso che, però noi l'abbiamo anche attraversata, ci siamo fermati anche in posti, adesso poi ovvio per forza di cose per fermare anche sulla far benzina, ok, però non abbiamo respirato, era tutto estremamente silenzioso e pacifico, poi detto ciò Alan, certo, c'è, la verità è che certo che c'è. Sì, però sì. che magari si ritiri in tutto il viaggio, no, nel senso che per forza di cose, però appunto quello che abbiamo visto noi è una parte dove si vive, si diverte anche tanto, parlo della parte turistica del French Quarter, però non abbiamo visto il lato negativo, c'erano tutti estremamente, anche se un po', insomma, non proprio ad acqua gasata, nutriti ad acqua gasata, però estremamente vivibile, insomma, anche ad Halloween. Non lo so, probabilmente questo è della grande città. La grande città è sempre anche un po' più, posso usare il termine evoluta, nel senso che magari ci sono anche tante sfumature in positivo. Poi certo che c'è. Comunque c'è ancora, certo. Ricordiamo che sia la parte ancora debole, certo. Grande città fino a un certo punto, perché New Orleans fa circa 400.000 abitanti, quindi Brescia. Ma per loro è grande, è che, certo. Sì, no. Ma noi siamo abituati a immaginare le città americane come tutte metropoli. Ma New Orleans non è una metropoli, è ripeto, 400.000 abitanti è Brescia. No, la Brescia è vero. Esatto. E per loro è così. In realtà, guarda che gli Stati Uniti non hanno queste città enormi. Guarda che New York ha 8 milioni di abitanti, eh. Dire, non è. Cioè, Shanghai ne va 26, cioè, non hanno. Però hanno tantissime micro città e quindi quando arrivi a Nola ti sembra Big City Life perché arrivi da White Castle dove c'è la Northway Plantation e il convenience store e poi niente piantagioni per 2 ore di macchina. No, chiaro, lì l'estensione del territorio fa la differenza, no? Perché la possibilità di avere micro comunità anche medie nei suburban, nelle periferie poi delle grandi città e quindi lì non è New Orleans o New York, ma di fatto per loro è New Orleans, no? Ale, facciamo una somma, tiriamo una somma visto che siamo in chiusura su quanto può costare un viaggio così a questo punto. Mamma mia, allora, viaggio articolato, quindi richiede più giorni e quindi teniamo conto di tutte queste variabili. Ed è dall'altra parte del mondo, più o meno. Okay. È certo, anche perché i voli, appunto, essendo meno sulla tratta così battuta, hanno ovviamente dei costi diversi. L'avevo pagato, mi ricordo, già in bassa stagione attorno ai 1000 euro a testa quel volo. Vado un po' a memoria, ma se pensi che New York a volte lo trovi in bassa stagione alla metà, qui è diverso. Ma ci sta. Però, in contropartita, dormire, appunto, ripeto, dormire nella suite honeymoon presidenziale del figlio del proprietario della Northway Plantation costa 150-160 a camera e da lì in su siamo trattati bene perché ce lo consentiva la moneta, altrimenti non l'avremmo fatto. Cioè anche a Nola abbiamo dormito in un signor albergo spendendo non tantissimo in pieno centro, cosa che a volte in altre città non ti riesce così bene. La macchina costicchia, devo dire la verità, perché quelle sono catene. Quelle sono catene, poi. Cioè dico quelle sono catene. Comunque l'ho presa con Svanerza la macchina. Quindi sono prezzi uguali in tutti gli Stati Uniti. Esatto, quindi tenete conto la macchina, comunque vabbè un 50 euro al giorno, però io ho preso quella senza franchigia, con secondo guidatore, sai, ci tieni un po' di, cioè dovendoci fare il sud magari ci impegni qualche soldino in più, ma ci sta con qualche assicurazione in più, e la parte più importante è il volo, perché poi anche il discorso pappa è estremamente easy, quindi è più che altro è l'arrivarci in volo e le assicurazioni e la macchina, però non è fattibile, assolutamente, ce l'ho fatta io, ce la fate anche voi. Quanti giorni però? Io ce ne ho fatti quasi 20, io sono lenta, però ma volevo anche farlo lentamente, ma non è vero, un viaggio che devi riuscire. Non è vero, non credo, questo non credete, sì. Non è vero. Ok, 20. Diciamo che più passano gli anni, più devo entrarci lentamente in un posto, specialmente se è molto diverso da me, se no corro il rischio di non capirlo e quindi di non amarlo. Allora preferisco investirci qualche giorno in più.
però no, se non è una ventina, però sono 18 tutti, cioè alla fine fai arrivarci, capirci, entrarci, andare in macchina, e a noleggio sì. Ho fatto 4 giorni, ma senza, guarda, non ho avanzato nulla dal mio punto di vista. L'ultima domanda, senza contare che poi da lì ai Miami, se vuoi ti fai la parte mare a Miami, come ho fatto io, scusami. Questo è un bellissimo complimento che ci fa Mirkos, che gravi ragazzi, come sempre sono un po' più ricco grazie a voi, grazie a te che ci hai seguito. Ale, ultimissima domanda, poi devo scappare. Prima o dopo New York, San Francisco, Los Angeles? Dopo. Prima o dopo Miami? Dopo. Prima. Ecco. Perfetto. Prima. Prima. Secondo me tu devi arrivare nel sud degli Stati Uniti, che hai già capito i meccanismi americani. E li capisci, okay. Là. Poi qua così ti dedichi a tutto il resto. Si possono fare proposte per le prossime puntate? Sì, Mirko, ma fammele in privato. Mandamele in privato su WhatsApp da gennaio, perché con Ale abbiamo già fatto tutto il programma fino a gennaio. Però da gennaio sì. Molto, molto volentieri. Io sono qua per voi. Mi fa solo piacere parlarne, davvero. Ale, prossima settimana succede una cosa particolare, lo dico velocissimo, tu sarai a Berlino, noi ti seguiremo non nella forma della diretta, ma siccome tu rimbalzerai, visto che sei lenta, da un posto all'altro ogni giorno, e quindi ci manderai dei piccoli video che noi pubblicheremo, così avremo modo di girare Berlino insieme a te, va bene? Molto, molto, molto bella, mi piace un sacco, io felice. Grazie Ale, buona giornata, buon lavoro. Bacione! Ciao a tutti! Ciao Ale! Ciao 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 ciao. Questo evento è offerto da Nolotecnica, Will Scuola, Centro Commerciale 20, Jolie Nails and Beauty, Target, Parco Giardino Sigurtà.